Benvenuti e benvenute in questo video, carissimi amici e amiche. Scusate l'aspetto scarmigliato, ma vado sempre di fretta, come sapete. Quindi, poi ultimamente, guardate, comincio a pesarmi fare la spesa, per cui sono andata lo stesso perché c'era bisogno che qualcuno andasse, non c'era niente da mangiare. E nonostante mi trovi molto bene, diciamo, nelle catene di market del mio paese, però, diciamo, proprio per mancanza anche di energia fisica, oltre che di voglia, perché sono anni che vado a fare la spesa e mi sono stufata, ho deciso che usufruirò spesso dei servizi di Cicalia di Milano. Non sono pagata da Cicalia di Milano, come non sono pagata neanche dai market del mio paese per fare pubblicità, però ho visto che c'è questa possibilità, ho visto che si può pagare anche in contrassegno con Cicalia di Milano e quindi può anche darsi che vi faccia vedere poi più in là. E faccio vedere più in là quello che prendo da Cicalia di Milano. C'è anche il servizio al piano, a quanto ho capito, pagando un po' di più, ma non importa, per me l'importante è che me lo lasciano giù. Io abito al terzo piano senza ascensore, poi pian piano mi porto sulla spesa. Ecco, il problema non è quello. Quindi oggi però sono andata al Sigma e poi naturalmente continuerò sempre ad andare al Sigma, alla Coop, è chiaro, no? Per prendere qualcosa che manca, ecco. Però il grosso penso di ordinarlo online proprio per problemi di energia fisica. Perché davvero non ce la fo, come si dice a Firenze, non ce la fo più. Ecco. Allora, sono andata al Sigma e ho comprato questo risotto che era in offerta. I prezzi non me li ricordo. Ho qui lo scontrino, ma vi dico poi il totale. Poi ho preso questa bella piantina di basilico a 1 euro e qualcosa. Guardate com'è bella folta. Poi ho preso più o meno la solita roba che prendo sempre, le spinacine, vedete? Le spinacine aia, ecco, che prendo sempre. Poi ho preso, allora, questa salsiccia piccante, ecco, questa carne la prendo per i miei familiari, io non la mangio, neanche questo lo mangio, però è buona, la lonza di maiale è buona. Poi ho preso in offerta questo qui, veniva 1 euro, melograno e lampone, ecco qui. Io adoro il melograno, l'ho preso anche negli yogurt, vedete, della Skipper, zero zuccheri, però sono buonissimi, guardate, sono buonissimi, sono spesso in offerta, io li prendo. Poi i limoni che mi servivano, i limoni, questi servono sempre in cucina, ieri ho fatto un dolce con i limoni e la farina di cocco. Peccato che non abbia avuto voglia, insomma, di fare poi il video. Poi le orecchiette, perché mi servono per farle tra poco con i broccoli e le acciughe, le orecchiette Sigma costano pochissimo, sui 60 centesimi, e sono buone. Scusate, si vede l'attrezzo ginico che non faccio mai, la panca degli addominali che non faccio mai e lo step che faccio qualche volta. Bisogna che faccia gli attrezzi. Questa birra Messina a 1,70 euro, che è buonissima, una birra italiana ottima, davvero. Poi questi biscotti Balzen, che ne ho preso due scatole, erano in offerta, buonissimi, all'arancia dentro, ecco, molto molto buoni. Poi ho preso, vabbè, come ho già detto, due scatole di Balzen perché erano in offerta, quindi le ho volute prendere due. Poi ho preso questo yogurt, io prendo sempre le offerte, ho la tesserina del Sigma, quindi prendo le offerte. E questo yogurt che dovrebbe essere, metto gli occhiali, al melograno, se non sbaglio. No, questo è al mirtillo rosso, questo è al mirtillo rosso, ma l'ho preso anche al melograno. Ecco qui. Solito prosciutto crudo. Sto facendo meno video di svuota la spesa perché temo di annoiarvi, però vedo che li guardate e poi è anche un modo per stare insieme, ecco. Poi, dell'altro basilico, perché così faccio questo oggi con i pinoli e poi ne prendo un po' di quell'altro, ecco, lo sfrondo un po'. Poi, le fragole. Ora che il prezzo si è abbassato, prima una vaschetta costava sui 3 euro, adesso si è abbassato a 1,69 euro, me lo ricordo, i prezzi che ricordo li dico, quindi le ho prese, ci faccio la Macedonia con le banane e qualche altro frutto. Allora, poi ecco qui c'erano
Gli yogurt Sigma, anche loro in offerta, buonissimi. Questo è frutti di bosco, ecco, con i pezzettini di frutti di bosco, insomma, è molto buono. Poi quest'altro, ecco, questo è quello al melograno, fatto a Merano, provincia di Bolzano, paese bellissimo che conosco perché ci sono dei miei parenti che abitano lì. Questo qui è quello fatto, se non erro, proprio a Merano o a Vipiteno, ora non ricordo, latteria a Vipiteno, insomma, sono posti bellissimi che io conosco. Che io conosco bene, eh? Ecco, sto mettendo tutto qua. Allora, poi ho preso, dunque, poi ho preso del salame al cioccolato per i miei figli. Io cerco di stare un po', diciamo, alla larga dai dolci, infatti ne sto prendendo meno ultimamente. Allora, così lo mettiamo qui. Poi devo portare tutto in cucina. I pinoli per fare il pesto in casa con basilico, pinoli, aglio e parmigiano. C'è anche la ricetta, la mia ricetta, che poi è quella classica, e la trovate, scusate la voce bassa, ma non sono sola in casa, e la trovate nella playlist di cucina. Ecco. Poi, queste, io non so come chiamarle, queste passate, queste purée di frutta, le chiamo così, che sono buonissime, anche per chi soffre di colite, anzi fanno bene queste all'intestino, a tutti, guardate. Questa melananas, questa pera dell'Emilia Romagna, e costano pochissimo, 45 centesimi, 48 centesimi, così, neanche 50 centesimi l'una, e sono ottime, fredde, poi sono buonissime, guardate. E hanno po poco zucchero o niente, quindi non fanno ingrassare, vedete? Ecco qua. Sono buonissime. Poi l'acciuga che mi serve, questa 2,49 euro, 48. Sono tutti i prezzi a memoria perché la prendo sempre questa confezione. Costa poco e ce ne sono tante. Ce ne sono tante per cui diciamo me ne servo 2 volte o 3 volte e me ne restano un po' quando voglio fare la pizza alla marinara. Ecco, poi c'è l'altro. Allora, qui intanto lo scontrino è andato, no, più che altro, perché tutta la roba che vi ho fatto vedere e che ancora devo mostrarvi, io poi prendo le offerte e sono furba, l'ho pagata, ve lo posso far vedere, l'ho pagata, dunque, 80 euro, 80 euro e 99, come sto male con questi occhiali? Ho l'altro paio lì, l'ho pagata 80 e 99, quindi 81 euro. Tutte queste cosine, più queste altre che devo ancora farvi vedere, ho ancora un bustone. Il buon di Motta, questo qui, che costa poco ed è buonissimo, lo mettono spesso in offerta. Questo non era in offerta, 2,30 euro, ma buonissimo. Questi qui li ho scoperti da poco, vedete? Questi qui, ecco, quelli di pollo li mangio anch'io. Quelli di carne non so se lo mangerò, cioè carne anche pollo, è carne bianca. Ma sono buonissimi, questi qui, guardate, l'ho mangiati delle volte, c'è anche la maionese dentro e mi pare viene su 2 euro e qualcosa ogni confezione, quindi davvero convenienti e sono buoni, eh. E questi qui, poi, non so più dove mettere la roba. Allora, qui, poi ho preso 2 confezioni di maionese, che era 75-78 centesimi l'una, di maionese Kraft. Perché è in offerta attualmente al Sigma del mio paese, ecco qua. Poi ho preso ancora un'altra bottiglia, questo qui ACE, a 1 euro 0 zuccheri, ma sono buonissime, davvero, ve le consiglio. Poi, non è finita qui, eh? Poi ho preso, allora, questo qui, vabbè, perché piacciono i miei figli più che altro, si ricordano di quando erano piccoli con questo qui. Sono molto buoni comunque. E adesso non mi viene il nome esatto. Dunque, non è proprio l'uovo, l'uovo Kinder. È praticamente, ora non mi viene il nome, abbiate pazienza. È praticamente una leccornia alla nocciola e cioccolato bianco, vedete? Quindi si apre, la forma è di uovo, poi si apre in due metà, vedete? Penso che lo conoscete, buonissimo. C'è il wafer, insomma, tutto. Poi ho preso due broccoli da fare oggi, poi quello che avanza mi servirà, lo uso come contorno, quello che avanza poi lo tengo come contorno, due broccoli, non so più dove mettere la roba, scusate, qui, allora, poi, scusate questo gioco di braccia, poi ho preso sempre 81 euro le banane che ci faccio la macedonia con le fragole perché vanno bene insieme, quindi me le metto addosso, poi una confezione di questo qui.
Questo salame qua liberamente con sì, salame, non trovo più neanche gli occhiali, comunque vedete, la marca è Casa Modena. Mi pare fosse in offerta anche questo. Poi questo tonno Maremì, guardate, è buonissimo. Costa la metà rispetto a Nostromo e rispetto a Rio Mare. Costa la metà e all'olio d'oliva, una scatoletta costa 1,50 euro, guardate. E sono, non trovo più gli occhiali, e sono, cioè, una scatola grande, ecco, ora i grammi non riesco a leggerli, 100, 160, 160 grammi, guardate. Sì, oh, la vista è aumentata da vicino. E costano molto meno, insomma, di Nostromo o Rio Mare, ma è buonissimo questo tonno mare mio, eh. Poi le linguine Barilla, 65 centesimi. Che luce strana perché qui sono. Che luce strana. Poi questo provolone che viene sui 5 euro, è un po' caro, 4,98 euro, sono 200 grammi e la marca Auricchio, si paga anche la marca, ecco, però è ottimo, è buonissimo. Ho trovato il provolone piccante a un prezzo inferiore in altre marche, però come buono questo. Non sono buoni gli altri. Comunque, non, vabbè, ora non voglio parlare delle altre marche che costano un po' meno, però questo è molto più buono. Poi non c'erano altre possibilità, quindi l'ho preso volentieri, pazienza, 5 euro, 4,98 euro, e vabbè, però ne vale. E poi ho preso ancora il pecorino sardo, quello molto stagionato, buono, non mi sto a leggere, l'ho pagato su 4,40 euro e non so quanti grammi sono, non vedo più gli occhiali, quindi abbiate pazienza, scusate. Comunque si parla di pecorino sardo, ottimo. E questo galbanino che è buonissimo, guardate, io lo usavo, non so, sulla pizza, oppure nei calzoni ripieni, però è buono anche così, è buono anche mangiato da solo, proprio da tavola, ecco, non per uso di cucina. C'era anche senza lattosio, però per fortuna nessuno è intollerante al lattosio a casa mia, quindi l'ho preso. Costa pochino, sui 2,30 euro, una cosa così. È dura, perché è buono, è bello denso. Cioè, un pezzettino sazia, ecco. Oh, bene, ho detto tutto, ho le banane qui sulle ginocchia. Bene, e spero vi sia piaciuto questo video, così giusto per tenerci un po' compagnia, perché qualcuno mi ha scritto in privato, cioè, ma non li fai più i video su Confidenza sul web? È tanto che fai video, è tanto che non fai, anzi, è tanto che non fai video, è tanto che non fai video. Fatti vedere almeno, insomma, un saluto, va bene. E un bacio a tutti e a tutte e a presto, allora, spero, dalla vostra Patti.